Sopralluogo alla palestra di via Mocagatta, qui, secondo l'accusa, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Angelo Malerba, ha rubato 50 euro prelevandoli dallo stipetto di un altro atleta. Perché il sopralluogo lo ha voluto fare il difensore dell'indagato, l'avvocato Massimo Martinelli, perché ritiene che molte circostanze non coincidono con la realtà dei fatti. Quali sono? Il problema è che non si è mai visto alcun filmato di questo fatto. E poi quindi sta tutto quello che ha riferito il carabiniere, che hanno riferito le persone informate sui fatti. Il carabiniere interrogato in giudizio ha riferito, durante l'udienza di convalida, ha riferito che la persona offesa non sapeva quanti soldi aveva prima del presunto furto nel portafogli e non sapeva quanti ne aveva dopo. Oltretutto, nella querela che ha sporto circa un'ora dopo del fatto che sarebbe accaduto, la persona offesa si dice che non è stato rotto alcun lucchetto e che quindi lui aveva la chiave e quindi non è stata fatta alcuna forzatura. A questo punto, oltre al fatto che non esistano le aggravanti, perché a meno che non si voglia pensare che sia seria la contestazione dell'aggravante della particolare destrezza nella commissione del fatto, noi essendo aggravanti non vi sarebbero stati quindi i presupposti per procedere ad arresto in flagrante perché non era stata ancora proposta querela. E in ogni caso non c'è alcuna prova che siano stati sottratti 100 euro. Si desume che siano stati sottratti 100 euro probabilmente perché sono stati rinvenuti nelle tasche, nelle sedi di perquisizione, nelle tasche di Malerba 100 euro. Ma se voi mi perquisite in questo momento io ho più di 100 euro in tasca, quindi la cosa non vuol dire nulla. Sono tutti fatti documentati e meno male che il giudice in quell'occasione ha consentito alla stampa di essere presente all'udienza di convalida, e perché in mezzo alla stampa si sono intrufolate anche molte altre persone che non avevano nulla a che fare con la stampa, io ho già acquisito le informazioni da tutte queste persone, le quali hanno riferito ciò che ha detto punto per punto il maresciallo dei carabinieri operante in udienza, che non coincide, ahimè, con quello che è stato riportato nel verbale d'udienza. E quindi ci sarà un aspetto da appurare, che è quello della mancata coincidenza del verbale di udienza con quelle che sono le reali dichiarazioni rese nell'udienza stessa.